Qui centro unico delle emergenze. Vi avvisiamo che, in autostrada direzione Verona, c'è stato un tamponamento violento e richiesto il vostro intervento per portare i feriti in ospedale. Centrale ricevuto, partiamo subito per l'emergenza. Ebbene sì ragazzi, benvenuti qui su Euro Truck Simulator 2 Emergency. E non sto scherzando, guardate qui che mezzo che sto guidando. Ci è arrivata una chiamata e dobbiamo intervenire per un'emergenza con buona probabilità o in tangenziale o in autostrada. Siamo qui con il Ducato e adesso vi faccio vedere che cosa possiamo fare. Prima di tutto accendiamo il motore, partiamo dall'ospedale e accendiamo le sirene. Accendiamo le sirene, accendiamo le luci e partiamo ragazzi. Partiamo per l'emergenza. Questo qui è un Ducato e... però all'interno che cosa abbiamo? Abbiamo uno Skoda, perché purtroppo per fare la moda al completo è complicatissimo, per cui non so se vi piacerà di più l'esterno, per me sarà impossibile essendo che guido con il volante. Siamo qui con l'ambulanza, andiamo subito a destra. Abbiamo pure le sirene, raga. Sirene però non italiane. Che dite? Smetto con queste sirene e metto quelle italiane? Stacchiamo le sirene. Aspettiamo che si stacchino. E andiamo con le sirene italiane. Via! Pronti con le sirene italiane? Si vola, ragazzi, con il Ducato! Si vola! Attenzione, è arrivato un po' di rago! Beh, sfascio tutto! Altro che mi soccorro! Non so dov'è l'incidente e quindi andiamo. Noi andiamo sempre dritto. Andiamo. No, devo girare! E vabbè, fa niente. Tanto è Poderak che viene a soccorrervi, quindi non so quanto sarete felici di questo. Dovete levarvi! C'è l'ambulanza! Andiamo nella corsia di emergenza! Oh, oddio, è stra difficile, raga, dall'esterno. È stra difficile dall'esterno. Sarebbe fighissimo se facessero anche l'interno di questa mod. Che dove trovate? La trovate qui sotto in descrizione nel mio Discord. Mi raccomando, entrate. Ringrazio Fastcar che mi ha fatto vedere questa mod. E sono qui a portarvi forse una possibile nuova serie su Euro Truck Simulator 2. Siamo qui sull'ambulanza. A dire la verità non so quanto è distante la persona che sta male, però vedremo, penso, qui nel corso dell'autostrada la possibile vittima. Io vado sempre dritto, spero di fare giusto. Comunque è ben fatta, questo, cioè, abbiamo pure i lampeggianti davanti. Dite che ci ribalteremo? Scrivetelo qui sotto nei commenti. E il primo che vincerà, vincerà un biscotto. Vi lascerò ovviamente, come sempre, il link di Euro Truck Simulator 2 scontato. È compatibile questa mod per la 1.40. Quindi mi raccomando, se volete questa mod, link nella sezione Euro Truck Simulator 2 lignetta mod e la trovate. Dovete avere la mod della Skoda e potete guidare questa meravigliosa ambulanza. E non solo. Arriviamo a 300 mi piace e vi porto il prossimo episodio con un'altra ambulanza, magari anche di un altro stato, oppure con qualche auto della polizia. Che ne pensate? Oh, ma quanto vanno questi? Ma io non ho capito, dovrei sempre rimanere sulla corsia di emergenza oppure... cioè, io non so dire la verità. Voi che siete soccorritori, a proposito di soccorritori, io ho visto un sacco di video di emergenze in Germania e tutte queste emergenze alla fine avevano questo problema che le persone non facevano passare. In Germania non hanno come noi, cioè le corsie di emergenza ci sono, ma servono per creare un tunnel che si trova praticamente in questa posizione. In questa posizione ci dovrebbe essere un tunnel nel caso dovesse esserci del traffico, cioè la gente si deve spostare e lasciare questa corsia libera. Per quale motivo in Germania fanno così? Fanno così perché a destra,
se io vado a destra nella corsia di emergenza, qual è il problema? Che quando io vado a certe velocità temo di beccare il camion, no? Perché i camion hanno certi rimorchi ed è difficile mantenere distanza e sicurezza. Poi, ecco, tipo, guardate adesso cosa succede nella corsia di emergenza. Se non è ben segnalato, rischi di scontrarti. Invece con il tunnel, come fanno in Germania, questo problema non c'è. E lì sono un po' più avanti rispetto a noi. Però in Italia secondo me è impossibile da proporre, quindi... Ma quanto è distante? Ma quanto è distante sto guaio qua? Siamo arrivati non so dove. L'unica ambulanza disponibile nel raggio di 2 km, di 200.000 km. Bellissima, raga, bellissima. Vi farei anche vedere l'interno, però l'interno, come vedete, è sostanzialmente una Skoda. Secondo me conviene piuttosto che me lo guardo dall'esterno. Ed è meglio, molto meglio. Oh, raga, abbiamo la Lamborghini davanti. Siamo più veloci della Lambo con l'ambulanza. Siamo più veloci della Lambo. E stranamente, raga, nessun incidente ancora. Si vede proprio che provengo da Farming Simulator Emergency io, Si vede proprio. Eccoci qua, raga. Eccolo qui, l'incidente. Fermiamoci e interveniamo, perché è qui l'incidente. Sarà fatto male qualcuno. Dobbiamo rallentare. Come vedete si fa il traffico. I carabinieri sono già arrivati. E noi interveniamo nell'incidente. Carichiamo la persona sopra l'ambulanza e la portiamo all'ospedale più vicino. Come vedete qui si sono tamponati. Probabilmente un colpo della frusta. È successo qui? Chi di voi è stato? Oh, guarda qua che casino, mamma mia. Ma era lei che guidava? Ma guardi qui, ma che fa? Ma guardi qua, ha sfondato tutto. Agente, ma qua questo. Lo dobbiamo arrestare. La patente tolta a vita, signora agente. Cioè, non è che si può vivere così. Questo qui, no. Però, questo qui. Io pensavo fosse il poliziotto. No, questo qui è quello. O è il tamponato. Chi di voi due sta male? Scusate. Sono qui venuto apposta per venirvi a soccorrere. Dai, su. Salite sull'ambulanza e partiamo. Dai, che non c'ho tempo da perdere. E ho capito che qua è tutto per l'assicurazione. Ok, ragazzi, siamo pronti. Accendiamo le sirene di nuovo e impostiamo il navigatore. Va bene, il navigatore lo possiamo anche togliere volendo. Adesso dobbiamo andare direzione Verona per andare a portare il ferito in ospedale. E è stato divertente, dai. Ci sta. Secondo me può nascere una serie su questa roba. Potrebbe nascere una serie. Io lo dico, io qui lo nego. Mettiamo la freccia. Dove dobbiamo andare? Verona Nord, a destra. Mettiamo pure la freccia, anche se abbiamo le sirene. Sta andando un po' piano, ma perché siamo adesso con il ferito a bordo. Quindi non è che possiamo correre e fare i matti. Oh, vi state scherzando? Ah, ma io tra l'altro c'ho ancora il cambio sequenziale. No. All'ambulanza c'ho il cambio sequenziale. Ma mi dissocio. Non è che dobbiamo fare Fast and Furious qua. Non è che dobbiamo fare Fast and Furious. Abbiamo il cambio automatico e mi basta. Dai, andiamo verso Verona, che così portiamo il paziente a casa. Poverino, si è fatto male, si è fatto la bua. Dannazione, non ci voleva. Oh, porca miseria, forse un incidente. Oh, raga, quanto l'ho sfiorato l'incidente. È troppo difficile dall'esterno. Verona Nord, Lago di Garda. Vai, siamo qua noi. Verona Nord. Andiamo al Lago di Garda, così andiamo da Poderac. Mettiamo la freccia perché noi siamo bravi ragazzi. Siamo usciti dall'autostrada finalmente.
Possiamo andare. Oh, porca miseria. Oh, oh, oh. Paghiamo pure il 33 euro. Vabbè, ce lo rimborsa lo Stato, tanto. Credo, spero. Vediamo qua, siamo con le sirene, quindi possiamo... Oh, porca miseria, quello non ha sentito le sirene, mi sa. Oh, il camion! Ci ha sfiorato di brutto! Ci ha sfiorato di brutto! Ah, fateci passare, fateci passare! Fatemi passare, che c'ho le sirene, bravo signore, che lei sì che ha capito tutto! E niente ragazzi, sono arrivato in città, adesso troverò un posto, spero, dove portare questa persona. Spero che questo video vi sia piaciuto, se così lasciate tanti mi piace, iscrivetevi al canale, seguitemi su tutti i vari social network, perché davvero arriveranno prestissimo nuovi episodi su Euro Truck Simulator 2 Emergency. E niente. Alla prossima, ciao!